cosa protestate? È una bella domanda, perché semplicemente stiamo protestando contro dei licenziamenti che sono tre e uno in fase di costruzione, diciamo, se possiamo permettere di metterla giù così. Allora, la Faircop, quella alle nostre spalle, è una cooperativa, una società cooperativa che ha un centinaio di soci lavoratori, ok? Che in realtà era a Bagnoli di Sopra fino a qualche mese fa, si è trasferita qua in un stabilimento, si vede che hanno guadagnato anche abbastanza nel corso di anni, appunto sulla spalla dei lavoratori che oggi sono in mezzo a una strada. Tre licenziamenti sono avvenuti nell'arco di un mese. Il quarto, noi abbiamo oggi abbiamo una sospensione di 3 giorni, forse domani arriverà la lettera di licenziamento anche al quarto. I licenziamenti sono stati basati su dei fatti falsi, no? Usando un sistema abbastanza criminale, se lo possiamo dire. Allora, si contesta una cosa al lavoratore. Il lavoratore viene chiamato in ufficio, c'è una cosa, ma anche delle banalità, non so, la produttività per esempio, no? Oggi hai prodotto meno di altri giorni, noi ti vogliamo parlare. Viene preso in parte in ufficio con la presenza di un individuo, no? E viene fatto un discorso con il lavoratore. Il lavoratore ovviamente, ma siccome che forse il 99% è in manodopera straniera, quindi anche a livello, diciamo, di comunicazione un po' di difficoltà, il lavoratore è anche un po' in difficoltà a rispondere a delle cose così. Viene mandato a casa, il giorno dopo le arriva una lettera di sospensione cautelare perché hai messo le mani addosso a quello che c'è, cioè una roba, e siccome che loro portano dietro sempre un individuo che fa da testimone, è anche difficile provare il contrario poi, no? Ma allora noi ad oggi le prove di quello che stiamo dicendo non abbiamo altro che un audio registrato da un lavoratore del discorso che il giorno dopo loro hanno detto no, tu mi hai messo le mani addosso, quindi io ti licenzio, intanto ti metto in sospensione cautelare e ti do 5 giorni per rispondere, no? Cioè per avviare ovviamente la procedura della legge 300. Trascorsi i 5 giorni, lui riceve la lettera di licenziamento. È questo il sistema, ma quello che è evidente nei 4 casi, che sono tutti lavoratori che hanno deciso a un certo punto di tutelarsi andando da un sindacato. Quindi la cosa è molto, cioè, è palese, no? Soprattutto una realtà così basata in realtà sullo sfruttamento, perché noi altri lavoratori, non solo loro ma anche altri, ci hanno descritto un po' come che si lavora, come che vengono trattate a livello umano le persone. Quindi siamo di fronte a una realtà clamorosa. Un aspetto che non è di poco conto è che loro non hanno un marchio loro, cioè quindi loro quando fanno lavoro in realtà lavorano materiale di altre aziende e delle aziende leader nel settore della meccanica, no? Cioè delle aziende grandi. Quindi noi oggi, oltre a dare il segnale alla Faircop di smetterla e cercare di cambiare il suo modo di vedere il mondo del lavoro, perché non è più così, siamo nel 2021 e quindi devono cambiare un po' il modo di vedere il lavoratore e le tutele. Uno. Secondo, ai lavoratori che sono oggi, perché è un centinaio, oggi ci sono lavoratori che qualcuno di loro, forse anche l'individuo che di solito usano per fare il testimone, ci sta rispondendo da dietro il cancello, la rete qua dell'azienda. Non sappiamo cosa vuol dire, ma quello che ci interessa è far arrivare il messaggio anche ai lavoratori che qua bisogna a mettersi tutti insieme a tutela di tutti insieme, cioè la determinazione del gruppo, l'unità del gruppo le dà la possibilità di avere delle tutele. Tre, è di capire
i clienti, questi clienti che danno a lavorare e poi vanno a commercializzarlo come dei prodotti fatti in norma anche nel rispetto dell'essere umano, via scorrendo. Cioè, sono da rivedere un attimo, o rivedere quello che dicono, o rivedere il cliente che le fa il lavoro. Questo è un po', è tutta una serie di aspetti che ci fanno pensare, insomma, ecco, questo è il motivo di questa giornata. Grazie. Prego.